Giugati! Io bimbo! No, ah, sai cosa fai stasera? Bernardina, vento balà con me! Luigi, mi non so tanto ballare! Ma va là! Tutto è giusto! Andiamo! Andiamo allora! Luigi, accolga Bernardina come la tua sposa e con la grazia di Cristo prometti di essere sempre fedele nella gioia, nel dolore, nella salute, nella malattia, amarla e onorarla tutti i giorni della tua vita? Sì, voglio. Bernardina, accolga Luigi come il tuo sposo e con la grazia di Cristo prometti di essere sempre fedele nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, amarlo e onorarlo tutti i giorni della tua vita. Sì, voglio. Benedicta vos omnipotentes Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. L'uscita del popolo italiano della sua patria d'origine non è stato un avvenimento spontaneo, ma risultò di diversi fatti. L'Italia nel secolo XIX ha attraversato momenti difficili. Di un modo si intravedeva la prosperità della rivoluzione industriale, ma le conseguenze della meccanizzazione sono state drastiche per la comunità agricola, che prendeva il loro sostentamento dalla vendita di tutto ciò che era manualmente da loro prodotto. È stato difficile competere con le macchine, restava manodopera nelle fabbriche e mancavano condizioni di vita nell'agricoltura.
sul conto del governo imperiale brasiliano, una forte campagna è stata montata in Italia con lo scopo di invogliare i contadini, convincerli di partire per il Brasile. Come la popolazione era povera, sono stati offerti diverse facilità, come il pagamento dei biglietti, l'anticipo di semi, attrezzi e lotti di terra, che potrebbero essere pagati entro 10 anni. Buongiorno. 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 Quanto ho avuto? 50. No, 10. 40 allora. No, che roba, massa carne. No. 35, no, no. 35. Luigi. 35. Luigi, vieni qua con la roba. Grazie, faccio. Quanto per 35. Vieni essere baroni della vostra propria terra, avvisei i vicini, avvisei le vostre famiglie, paese, trafficanti in Brasile, il governo che paga viaio, vieni a cavalli in America, potete essere baroni del vostro proprio blocco di terra, vieni là, avvisei i vicini, paese della cucagna, vieni a cavalli in America, comprate il vostro proprio di terra, il governo che paga viaio. Vieni tutti in America, cavalli, paesi della cucagna. Vieni in America, vieni a cattire la tua famiglia. Farei che i vostri vicini. Vieni tutti in Brasile, paese della cucagna. Terre piane, terre grasse, vieni tutti in Brasile. Vieni a cavalli, avvisei i vicini, i vostri parenti. Vieni in Brasile. Gobbi un brutto insonnio. Ma Dio sogna con che? Sono insognato con la fame, con le malattie, con la morte. Cosa sarà di noi, Bernardino? Cosa sarà d'Italia? Dio santo. Luigi, no, non star a pensare così. Il Signore mi darà la grazia di migliorare subito. E anche una vita meglio. Prova, Luigi, prova. Prova a dormir, va là. Os impostos eram altos. Le tasse erano alte e i capi troppo esigenti, costringendoli ad emigrare in varie parti d'Italia e all'estero. Nonostante la paura e l'incertezza, sono stati molti che hanno intrapreso questa avventura in cerca della terra dei sogni. Andiamo, Andiamo in America.
Andiamo. Vado sulla paretta. Luigi, mi ho tanta paura, tanta paura. Anche a me, Bernardina, anche a me. Ma ascolta, che mi hai detto l'altra notte, ah? Che mi hai detto che lì era per avere fede e speranza, vero? Sì. Allora, te domando mi adesso. Fede, Bernardina, fede e speranza. Ti ricordi delle parole del prete? Insieme nella difficoltà e nelle allegrezze. Allora noi due mi tocca avere tanta forza per dimenticarsi della paura. Luigi, te voglio tanto bene, tanto. Anche a me, cara, anche a me. Adesso, amore, vai tuo fratello. Giute che a perdersi via tanto il viaggio e non lasciar che sia felice. Sì, andiamo, andiamo. Stai ferme, ma stai ferme qua. America, 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 cosa sarà la tua America? Papà, quando divento grande, mi ricorderò di queste cantate? Non so, Giovanni Maria, non so, no. America, 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 cosa sarà la tua America? America, 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 io me vado. La prima destinazione degli immigrati è stata il porto di Genova. Lasciando il comune d'origine, viaggiavano diverse miglia, in carri o in treno, fino al porto d'imbarco. Ma questo era solo l'inizio del loro viaggio. La notizia che dall'altra parte del mare c'era terra e lavoro per tutti si è diffusa veloce tra la campagna italiana. Presto i porti italiani sono rimasti affollati di immigrati, che spesso erano arrivati 2 o 3 giorni prima della data di spedizione. Dormivano per terra, pativano la fame, sete e freddo. E c'era anche un viaggio di più di 30 giorni su una nave. A causa di questo, molti non resistevano. L'edro che tu sabare. Grazie, grazie. Luigi, è lo che? Ah, le ho un libretto di istruzione per il viaggio. Guarda, giustami qua. Dopo lo sbarco in Brasile, gli immigrati erano ospitati in una locanda, dove ricevevano riparo, pasti e cure mediche, fino ad essere reindirizzati ad altri luoghi in Brasile, dal Dipartimento della Colonizzazione. Dopo aver definito il luogo, loro imbarcavano ancora in una nave che li portava, questa volta, a Porto Alegre. Ma ancora non era la fine del viaggio. Siamo di arrivare! Siamo di arrivare! Su, su, Bernardina! Grazie a Dio, Luigi! Grazie! Grazie a Dio! Guarda, Bernardina, è Matteo, nostro amico d'Italia. Sì. Benvenuto, amico.
Benvenuto al Brasile. Buongiorno, Matteo. Ho visto che ho portato insieme tutta la tua famiglia. Tutti. Ha fatto un buon viaggio sul mare. Come è stata? Quanta paura, Matteo, quanta paura. Ah, te credo. Ma va bene che arrivati tutti con la salute. Aspettiamo che arriviamo al Brasile per lavorare, no? Pagato ben comprato con terra. Sì, ho ben comprato la terra Alfredo Chaves. Penso che a Conde Deo Santa Isabel è che piena. Sono arrivati dopo di lì tantissimi italiani. Pipica sui monti tantissimi italiani sono arrivati. Ma come te sei qua del porto? Ah, sono qua a aspettare mio fratello, che viene insieme con la sua famiglia, per lavorare anche in Brasile. Per il Rio Grande do Sul, il primo e principale obiettivo dell'immigrazione italiana è stata la colonizzazione e la popolazione delle terre disabitate della zona collinare gaúcha, per esplorare per mezzo delle attività agricole. Dati dell'archivio pubblico dello Stato del Rio Grande do Sul dimostrano che tra gli anni 1875 e 1914 il Rio Grande do Sul ha ricevuto tra 80 e 100.000 immigrati italiani. Dov'è la nostra terra, Luigi? Oh, se mi è ben colto. Non capisco ora il brasiliano. E adesso? Avevo che? Ti ho detto che vengono di loro e insegnarmi dove è la nostra terra. Ah, guardalo qui. Buongiorno. Buongiorno. Capito brasiliano, Valtteri? No. Niente. Allora che vediamo. Il vostro lote è la seconda sessione, la prima serie a ovest. E per quello ora andiamo. Ecco, siamo arrivati e il vostro lote scomincia qua. Basta aver voglia e lavorare. Questo è il vostro. Addio! Luigi? Luigi, ma è qua? Ma è sol capuere! Dove è Luigi? Dove è il salame picai? Bernardina, adesso o se vince o se muore. Agli italiani sono rimaste le terre più infertili a lungo delle colline, perché le terre delle pianure erano già occupate, soprattutto dagli immigrati tedeschi. Ma l'immigrato, già abituato alle pianure e montagne d'Italia, si è adattato velocemente al clima e alla geografia della zona collinare del sud del Brasile. Nelle colonie, gli immigrati hanno trattato immediatamente di rifare la loro vita con il poco sostegno che hanno ricevuto del governo brasiliano. Guarda Bernardina, nostra prima casetta in America. Ma che bella nostra casetta, andiamo, Luigi. Andiamo. Bella sesta. Comare, bella sesta, bene? Sì. Era che, suocera? È una bella ragazza. Posso vederla? Bella nascita. Stato ben, Bernardina? Sì, Luigi. Luigi, vediamo che nome è la nostra bambina. Guarda, Luigi, che bella tosa. Cattito che deve mettere il nome di sua nonna, che aiuta la bambina a venire al mondo. Angela, è il nome, allora. Sì, la si somiglia proprio un'angeletta. Guarda che bella luna, guarda che belle stelle. Luigi, vieni in cima dalla finestra, la porci a fare un'aria.
La piccola proprietà acquistata all'inizio presto è diventata piccola per la famiglia che è cresciuta. Un nuovo pellegrinaggio delle famiglie italiane molte volte si è fatto necessario. Qua insieme a noi altri. Proprio Bernardina, ma qua le terre diventate poche che più posto per la nostra famiglia. E nessuno vende. E quei che vende voli occhi della testa. In dei dove adesso? Andiamo alla colonia di Guapurè. Giovanni Maria, Giuseppe anche? Sì, Bernardina. Tu rivenesti grandi se ga maritai. E quando che sei il mio più posto per tutti. E allora non anche adesso andiamo avanti, ma non occorre che ti resti stufa, Pepita. Vi mandiamo notizie subito che possiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. In Alfredo Chaves. Ad Alfredo Chaves, Bernardina e Luigi vivevano una vita molto dura, senza molte risorse e di troppo lavoro. Lì la famiglia era in crescita e questo era motivo di grande gioia, ma anche di preoccupazione per il sostegno di essa. Toni! Toni, vieni di snare! Ma sapesse che il governo vuole colonia in Antagorda, via Bani Encantado? Ah no, Luigi! Un'altra mudanza? Via, per le capuere! Famati! E lo sai che qua è pieno, Bernardina. Ma adesso che gavemo, finì di pagare la nostra terra, Luigi! Ma là, la via che non è più terra che qua. Bianca posso per i nostri fiori. Io... E lo che devi far da? Ritorno a mangiare. Levantar la careta. Via! Giuseppe, partei! Volta! Valentino, via le sassi! Demo, pupa, demo! Buongiorno! Buongiorno! Com'è che è la strada per andare incantato? Ah, la massa bruttota! Le rode della carretta si sfondano nel barro che c'è! Ma si o chi altri? Leopoldo Spezia! E questo qua è il mio compagno! Mi sono Alfredo Mizzi, quello delle commissioni delle terre! E vate si devo andare un due allora? Andiamo via Carlos Barbosa! Conosci vate quel posto? Sì, conosciamo! Le su banda la sera della Figuera, da onde noi anzi siamo di stare. Di che ne è la oro e terra per noi altri la via?
Sì, che ne, che terra, che posto di star, ieri l'altro che ha dato un temporale, una ventania, che ha trasò pigneri, piante grosse, e allora tocca andare là a approfittare a lavorare. Già per la strada qua, andè che siete dritti là. Grazie. Devi casarmi qualche giorno. Sì, grazie. Maria, giusto che tua mamma, porta l'altro un pochettino. Da quel momento il contesto territoriale della regione è notevolmente cambiato e la posizione in cui la coppia Luigi e Bernardina si sono stabiliti oggi appartiene al comune di Ilopolis, nell'alto della valle del fiume Taquari, circondato da bellissime foreste, cascate e pini secolari. Lentamente gli immigrati e i loro figli facevano di questo pezzo di suolo gaucho un pezzo dell'Italia. L'unione fra loro è stata fondamentale nei momenti di difficoltà. Insieme sono stati in grado di superare le sfide, realizzare sogni, di progredire e costruire la propria felicità. In questa regione gli immigrati e i loro discendenti si sono stabiliti, soprattutto nelle aziende di piccole dimensioni. Essi hanno prodotto una grande varietà di prodotti per sostenere la famiglia. Inoltre hanno preso contatto con la coltivazione del tabacco e dell'erba mate, prodotti ancora di grande rilievo per l'economia regionale, prendendo entrambi buona parte del reddito familiare. Il processo di industrializzazione dell'erba mate, usato dagli indios Guarani, è stato sviluppato e trasformato in industrie moderne. Un riferimento all'ospitalità, alla tradizione e ai costumi del gaucho, tipica del sud del Brasile, che venivano raccolti e inseriti nella cultura italiana. La nostalgica Italia, però, non era uscita dalla mente e dal cuore degli immigrati. Nel loro bagaglio, gli immigrati hanno anche portato la religione cattolica, la visita della cappella, la preghiera del rosario in famiglia oppure nella comunità erano pratiche comuni. Le messe domenicali e la partecipazione nei principali momenti di fede della comunità sono stati e restano ancora segni essenziali di questo popolo, trasmessa da generazione a generazione con grande rispetto e devozione. Nel corso del tempo, bellissimi templi furono eretti, e le comunità, scuole, ospedali e orfanotrofi sono stati organizzati sotto la guida di sacerdoti e religiosi. La cucina italiana rivela un popolo che apprezza la buona e variata alimentazione. Con molto sforzo e lavoro, l'italiano ha fatto diventare più abbondante e ricca la sua tavola, sempre accompagnata di un buon vino. Un simbolo dell'ospitalità di questo popolo e della sua ricchezza culturale. La cultura del popolo italiano può essere vista anche attraverso i vari lavori artigianali, sia con la paglia di grano oppure paglia del mais. Le serate tra le famiglie hanno promosso l'incontro e intrattenimento tra i vicini e parenti, dove erano raccontate storie, eventi, avventure.
oltre alla musica popolare e tradizione italiana, presente in tutte le occasioni d'incontro e cantate dalle nuove generazioni. La lingua madre, il dialetto veneto, che qui ha sofferto piccole variazioni in contatto con altri dialetti, continua ad essere insegnato e trasmesso da padre a figlio. La comunità è anche la sede per il divertimento. I giochi tradizionali italiani a carte, bocce, vive, i balli e gli incontri sono ancora parte dei momenti liberi degli immigrati e dei loro discendenti. Per gli immigrati la famiglia è stata sempre di grande importanza. I figli, sempre in grande numero, insieme con i genitori, condividono gli affari della giornata e tutto per il bene della famiglia. Nelle famiglie il padre ha rappresentato la massima autorità, quello che determinava il servizio, gestiva i beni, negoziava e gestiva il denaro. Rimaneva la madre fare la casalinga, la cura dei bambini piccoli, oltre ad accompagnare il marito al campo. La famiglia è per l'immigrante italiano la culla della fede, della cultura, della tradizione, dell'educazione e di tutti gli altri valori essenziali per la vita degli individui. Una caratteristica forte del popolo italiano, fin dal suo arrivo in Brasile, è l'amore per il lavoro. Più che una necessità, un affare di sopravvivenza. Così l'immigrato, con intelligenza e creatività, sudore e sacrificio, ha prodotto vere meraviglie. Ha coltivato il terreno, seminato i valori della loro cultura, oggi notevole nella storia del popolo gaucho. Così questo paese della Cucagna è stato costruito. Nella cultura, nella famiglia, nella fede e nel lavoro di questo popolo che ha dimostrato di essere bravo, forte, coraggioso, audace, sognatore e molto, molto umano. Il nostro speciale omaggio a coloro che hanno costruito e continuano a costruire la storia delle famiglie e della cultura italiana. In speciale a tutti gli immigrati italiani che nella sofferenza hanno osato sognare. Sognando hanno creduto, credendo hanno lavorato e lavorando hanno amato la vita e hanno saputo unire la fede, valori e idee e insieme hanno costruito questo paese e belle famiglie che amano le loro origini e la loro cultura. Il nostro apprezzamento a tanti immigrati che possibilmente qui poco hanno trovato di quello che avevano immaginato, ma hanno saputo, con maestria e coraggio, costruire questo paese, facendo germogliare e crescere questo albero della cultura italiana che oggi conosciamo e dalla quale facciamo parte. Nonna! Che bambina? Quello che nonna? Niente, niente! Dorme, va! Dorme! Non è niente! Nonna, cantami un tocchetto della musica che mi piace tanto! Sì, sicuro che sì, Santina! America, 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 cosa sarà l'esta America? America, 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 un bel sorriso. Sarà che cosa vento grande mi ricordo ancora di questa cantata? Sì, sicuro che sì. Adesso dormi bambina, dormi. Dormi bambina. Queste cantate mi fa ricordare
di tante cose che abbiamo passato insieme, Luigi. Sì, Bernardina, tutto per l'amore, tutto. Adesso questi bambini li va a aiutare fando l'America. Amen.